Dire che siamo orgogliosi di avere oggi qui con noi, nel pieno della campagna elettorale a Mesina, nella più bella piazza, Piazza Duomo, avere il Codacons. Ed è un punto di orgoglio per noi e per questa campagna elettorale, perché il Codacons non è di destra e non è di sinistra. Il Codacons non si schiera se non a favore dell'utente, del cittadino. Il Codacons non si schiera. E se è qui, oggi è qui perché si fida. Perché si fida di un rapporto, tra che io, in qualità di parlamentare, ho col Codacons da almeno una decina d'anni. Non credo che, se non, credo che se non ci fosse stato questo rapporto, sarebbe stato difficile far scendere il Codacons a profitto, appunto, è stato un assist che ci hanno fatto i giornalisti. Di solito il Codacons si schiera dopo, mai prima. Invece questa è una novità assoluta, che avere il Codacons in campagna elettorale per noi è valore aggiunto, perché io ho spiegato al nostro segretario nazionale cosa già aveva fatto questa amministrazione, di cui Federico Basile, il nostro candidato sindaco, è stato direttore generale, e cosa vuole ancora fare. Quindi queste sono le motivazioni che oggi hanno portato il Codacons a siglare un accordo con Federico Basile e con la futura amministrazione. Grazie. Grazie a Germanà. È vero, noi siamo sempre all'opposizione di qualsiasi amministrazione, perché noi tuteliamo i cittadini, e quindi il nostro unico obiettivo è la difesa dei cittadini, dei diritti dei cittadini e la difesa dell'ambiente. Siamo qui perché Germanà ci ha chiesto e ci ha invitato, ma naturalmente abbiamo ascoltato e parlato in questi giorni con il candidato sindaco Basile, che ci ha cercato, ci ha voluto incontrare anche con i vertici regionali della mia organizzazione. Qui accanto a Basile c'è il vicepresidente regionale, l'avvocato Bruno Messina, perché vogliamo fare un'operazione. Ci ha chiesto come poter fare meglio il sindaco ed attenzionare maggiormente, vista la nostra enorme esperienza ormai quarantennale di difesa dei diritti dei cittadini, come poter fare meglio. E noi abbiamo proposto, proprio per un atto di prevenzione, abbiamo proposto un progetto che si chiama Messina, Ascolta Messina, una iniziativa che vuole essere la creazione di un centro d'ascolto in collaborazione nostra, ma anche di altre forze della società civile, per ascoltare le esigenze, i bisogni dei cittadini, monitorare le loro istanze, capire dove queste istanze si fermano o se tutto procede. Ma abbiamo chiesto al candidato sindaco di andare oltre, rendere il palazzo un palazzo di vetro, diventare un palazzo trasparente, comunicare da sindaco, da prossimo sindaco, comunicare quello che accade, quando, dove si spendono i soldi. Molto spesso il Codacons deve fare richieste d'accesso agli atti per capire come i soldi vengono spesi, ma e molto spesso sono oggetto di nostri esposti anche alla Corte dei Conti per soldi spesi male. Quali sono i progetti? Chi sono le persone competenti che devono essere nominati? Perché in questa amministrazione, caro candidato sindaco Basile, ci vuole, e lui è un professionista, è un commercialista. La cosa che mi ha colpito anche è la lista, prima l'Italia, fatta da Germanà, dove ci sono medici, professionisti in genere. Quindi una lista che vuole portare avanti un discorso serio, non le solite candidature che servono a
come dire, a pagarsi lo stipendio mensile di coloro che non hanno lavoro, che sono i galoppini di qualche politico. Ecco, noi vogliamo un'amministrazione seria, un'amministrazione competente. E chiedo anche al candidato sindaco, questo lo dico ora, non l'avevo detto, ma una possibile nomina anche di un assessore alla trasparenza, alla legalità. Messina, come le altre città siciliane, ha bisogno di trasparenza e di legalità. Se noi qui con il Colocons, perché quando il 15 febbraio personalmente ho aperto il dialogo a tutti, questo è il risultato. Parlare prima, programmare prima, avere prima, come detto poc'anzi, l'idea di quello che si può fare con quello che si ha, senza andare a promettere elettoralmente quello che si ha. Questo è il valore aggiunto. Il valore aggiunto è dialogare prima per individuare insieme quelle che sono le strade da percorrere. Prima abbiamo fatto la battuta: prevenire è meglio che curare. Allora, io lo so che il Colocons storicamente fa azioni di contrasto quando il danno si crea. Cerchiamo di evitarlo insieme. L'apertura e la linea di dialogo che il progetto di Basile Sindaco sta portando avanti insieme a Nino Germanà e a tanti altri amici nasce nel segno del dialogo, legato a che cosa? All'interesse del cittadino.